Professoressa, vorrei farle una domanda. Lei prima parlava di israeliani e palestinesi, però non trovo la Palestina sulla mappa. Vedi, Lisa, i palestinesi vivono qui, ma non hanno la loro nazione. Perché no? È complicato, ma proverò a spiegartelo. Tutti e due i popoli volevano uno Stato nel posto che chiamano Terra Santa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale fu divisa tra loro, ma i paesi arabi dissero di no. Col passare degli anni furono combattute diverse guerre contro il nuovo Stato di Israele. E Israele vinse, prendendo poi il controllo delle terre palestinesi. Da quel momento non c'è più stata la pace. Ora 1,5 milioni di palestinesi vivono a Gaza, ammassati in questa piccolissima striscia di terra. E molti altri sono rifugiati in altri paesi o vivono qui, nella Gerusalemme dell'Est e in Cisgiordania. Ma il governo israeliano ha occupato queste terre palestinesi con nuove città ebraiche, chiamate insediamenti. Gli israeliani degli insediamenti sono solo 1/10 della popolazione, ma hanno occupato la maggior parte della terra. Gli insediamenti sono come delle colonie, costruite per controllare più terra e più acqua possibile. Secondo il diritto internazionale sono illegali, tuttavia nessuno li ferma. Alcuni insediamenti sono pieni di armi, ma questo non è il Far West. Hanno centri commerciali, fabbriche e piscine. Hanno 3 volte più acqua dei villaggi palestinesi, che invece si trovano a dover fare i conti con carenze idriche e gli scarichi fognari degli insediamenti. Gli insediamenti sono collegati da una rete di strade, molte delle quali possono essere utilizzate soltanto dagli israeliani, mentre i palestinesi ci possono mettere delle ore ogni giorno per attraversare i posti di blocco dei militari, solo per andare a scuola, al lavoro o magari per raggiungere l'ospedale. Alcuni palestinesi non hanno mai potuto visitare i parenti, che vivono solo a qualche chilometro di distanza. Israele ha anche costruito un enorme muro di sicurezza, che ha occupato ancora più terra. Taglia alcuni villaggi palestinesi a metà, dividendo i contadini dalle loro coltivazioni e le persone dai loro amici e dalle loro famiglie. Quindi la mappa reale appare così, con il muro, le strade e più di 200 insediamenti che schiacciano i palestinesi in piccole sacche. Vedi, Lisa, oggi non esiste ancora un posto che i palestinesi possano dire che sia il loro. Alcuni sono passati alla violenza e pure al terrorismo. E gli attacchi negli ultimi anni da tutti e due gli schieramenti hanno causato la morte di oltre 1,000 israeliani e oltre 6,000 palestinesi. Ma perché? Vedi, Lisa, molte persone hanno paura. Milioni di ebrei sono stati assassinati nell'Olocausto e questo li ha portati a battersi ancora di più per una terra sicura. E dopo decine di anni sotto il controllo israeliano, i palestinesi vogliono fortemente la libertà e uno Stato indipendente. È una storia triste, ma c'è speranza. Molti israeliani e palestinesi vogliono accordarsi per 2 popoli e 2 Stati, come sostiene anche il presidente Obama. È tempo che questi insediamenti vengano fermati. L'unica soluzione passa per la costituzione di 2 Stati, dove israeliani e palestinesi possano vivere in pace e in sicurezza. Ma gli estremisti in Medio Oriente e a Washington stanno cercando di fare di tutto per distruggere questa possibilità di cambiamento. Solo un movimento globale, senza precedenti, può porre fine a decenni di violenza e ingiustizia. Il momento è ora. Partecipa alla campagna per la pace su avaz.org.